Buongiorno a tutti, allora chiudiamo con le polemiche su Interview, e lasciamo perdere che è meglio, anche perché come diceva un detto, di un, non ricordo chi, ma penso fosse un, un saggio dell'antichità dell che diceva praticamente perdonali, non perché loro meritano il tuo perdono. Ma perché tu meriti la pace, ecco quindi lasciamo perdere che è meglio ormai, tanto la partita è finita, quello che è stato, è stato. Quindi le polemiche sono abbastanza inutili. E quindi andiamo avanti e parliamo della Champions. Perché la Champions veramente ha regalato gioie in senso in senso non positivo perché sono passate le due squadre che forse meritavano meno nel senso. Allora Real Madrid, Bayern Monaco, che Bayern Monaco Real Madrid se c'era una squadra che meritava di passare era il Bayern, però quando fai certi errori macroscopici come il secondo gol che hanno regalato al, al Bayern al Real Madrid nella partita di ieri sera anzi dell'altra sera visto che siamo a giovedì non meriti di passare il turno però se guardiamo i 180 minuti nei 180 minuti il Bayern ha avuto più occasioni ha giocato più la palla è stato più all'attacco però il Real Madrid ha sfruttato le occasioni che il Bayern gli ha regalato perché all'andata il primo gol regalato, il, secondo, il primo gol sì, gliel'hanno regalato loro sbagliato il passaggio contropiede e, e gol e il gol del 2 a 1 ieri sera gliel'ha regalato ancora il Bayern con quel retropassaggio clamoroso col portiere che poteva fare tutto quello che voleva e scivolato come e a quel punto prendi la con la mano perché tanto è gol <ride> prendi la con la mano punizione al limite in area ti prendi il giallo tanto non sei ammonito e vediamo cosa succede non è mica detto che segnavano Veniamo alla partita di questa sera in cui il, la Roma ha regalato due gol perché pronti via Mengolan sbaglia il passaggio e regala il contropiede alla, al Liverpool, 1-0. Poi vabbè, loro hanno fatto l'autogollonzo stupendo su rinvio che gli sbatte sulla faccia e termina in rete. Ma è l'unica occasione in cui sono stati fortunati i romanisti. Perché poi, subito dopo, su un calcio d'angolo, se non sbaglio, palla che si impenna, un colpo di testa all'indietro, se non ero di Zeco, che era lì in difesa a dare una mano, regala l'assist al Vuldian, come cavolo si chiama, penso fosse il difensore del, del Liverpool, che riporta il Liverpool in vantaggio. Poi la Roma finalmente riesce a pareggiare, 2 a 2 con, con Zeco che sfrutta il tiro di El Sharawi respinto. E la mette nell'angolino, poi sul 2 a 2 c'è una bellissima parata del difensore del Liverpool. Che veramente non so come ha fatto l'arbitro a non vederla. E, lui, e lì era espulsione calcio di rigore. E poi c'è l'altro errore clamoroso: Zeko lanciato in porta in posizione regolare. Il portiere lo stende: quello è calcio di rigore tutta la vita, giallo perché comunque i difensori del. Del Liverpool erano già rientrati, quindi non potevi dare il rosso. E poi comunque, quando un portiere fa fallo in aria, è sempre giallo. A meno che non è proprio clamorosa azione da gol, tipo quella di quel portiere di serie inferiore che ha fatto lo spiritoso sulla battuta del, del buffone. E lì, vabbè, era fallo nettissimo da ultimo uomo. Quindi, vabbè. E quindi quelle due occasioni lì erano due calci di rigore che avrebbero potuto tranquillamente cambiare l'esito della partita. Poi che globalmente forse il Liverpool ha meritato di passare più della Roma, ma le... lì ci sono degli errori gravi sia all'andata che al ritorno che hanno influito naturalmente sul, sul passaggio del turno. Qua ce ne sono due che non c'è niente da dire. Sono ineccepibili, così come ci sono due errori ineccepibili in, Bayern Monaco, in Real Madrid-Bayern Monaco, che probabilmente c'era il rigore sicuramente di Marcello che la prende con la mano. E poi c'era quel mezzo rigore su Lewandowski che, va vabbè, possiamo considerarlo un mezzo rigore. Quindi qualcuno dice la legge del blasone comanda, eccetera. No, è, è la legge della fortuna del Real Madrid che si trova in finale. E Grazie a, a questi errori, che poi con la Juve si è addormentato e che il rigore ci fosse, anche se loro continuano a dire che non c'era, ma tanto eh, ormai è, è, un, è un disco rotto. Si vede che la van gli ha fatto male. Prima erano abituati che certi rigori glieli fischiavano sempre, altri non glieli fischiavano mai. Adesso invece certi rigori non glieli fischiano più. E altri che invece prima non gli fischiavano, glieli fischiano e sono andati anche loro nel pallone, si devono abituare alla situazione. Un po' come i tifosi che si devono abituare a non, a non fare le offese territoriali, eccetera, e fanno fatica ad accettarlo. Anche loro devono cominciare ad accettare che, ahimè, i rigori quando ci sono, si fischiano, poi dopo si inventano che sono rigori tutti quelli che sono per loro. E non sono rigori quelli per gli altri, ma perché ripeto, erano abituati così, adesso non lo sono più. C'è poco da fare. Però la legge del Blasone fa vedere che al Real Madrid i rigori non gli si fischiano e al Liverpool con la Roma non glieli hanno fischiati. Perché non posso credere che l'arbitro non ha visto quel fallo di mano sul tiro, praticamente a botta sicura. Adesso non mi ricordo se era il Sharawi o chi che ha fatto quel tiro, ma il difensore. La prende con la mano, il pallone andava in porta, dava in porta secco, quindi quello è il rigore ed espulsione. Io mi ricordo un'espulsione a, a Córdoba, in un Perugia Inter che aveva le braccia così. Era sulla riga, la palla gli era rimbalzata sul braccio che era attaccato al corpo, però eri sulla riga, è il rigore ed espulsione. E perdemmo 3 a 2, 4 a 2, 2 a 0, non mi ricordo. E se sei sulla, sulla riga di porta e la prendi con, con la mano. È rigore ed espulsione. L'arbitro non l'ha data. Poi, dopo, cosa ha fatto per contentino? Perché giustamente bisogna dare il contentino alla Roma. A fine partita, quando ormai non contava più niente, gli ha fischiato un rigore che era abbastanza regalato perché comunque il braccio era abbastanza attaccato al corpo e la palla era anche vicina. Però ha voluto dare il contentino tanto oramai era finita la partita, quindi 3 a 2, 4 a 2 non cambiava niente, è cambiata per il mio amico Juventino, ben felice, ha preso secco il risultato, 4 a 2, 37 volte la posta, e si è portata a casa dei bei soltini, buon per lui, uno dei tanti ragazzi che conosco che naturalmente sabato sera era lì, Cosa doveva dirmi? <ride> Mica se è messo a dire no, ma c'era rigore su che dire, c'era qui, c'era su, c'era giù. mi ha detto l'arbitro ha sbagliato, ha rovinato la partita, punto e basta. Perché non è difficile, è che non ci riescono. Meno male che qua ho ragazzi intelligenti con cui posso dialogare tranquillamente, che, con cui si ride, si scherza e, e non ci sono problemi, ma davanti a certe cose non mi vengono a dire mia, 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 mia. no, no, no. L'arbitro ha sbagliato, ha rovinato la partita, era giusto che Piani ci andava espulso e che giocavamo 10 contro 10, punto. Ma purtroppo sono pochi, eh, c'è poco da fare. Bene, abbiamo parlato anche della Champions, mi spiace per la Roma che ha fatto comunque una bella partita, ahimè gli ha regalato due gol alla... al Liverpool purtroppo è il primo da chi non ti aspetti, perché Nel Nangolano era lì bello tranquillo sulla tre quarti a sinistra, vedendo la porta a sinistra. Si è girato, ha dato indietro un pallone, che era una via di mezzo tra il suo compagno e quello del Liverpool. Quello del Liverpool, giustamente, è andato via in anticipo, contropiede micidiale, 1-0. Secondo gol ancora più clamoroso, perché quel colpo di testa lì, poverino, non è neanche colpa sua, l'ha preso, come è riuscita la palla anziché andare in avanti, è andata indietro e c'era lì l'attaccante del, del giocatore del Liverpool che ha anticipato Allison e l'ha messa dentro perché per il resto Allison non è che ha dovuto fare grossi. Si è fatto un paio di interventi coi piedi su tiri ravvicinati, ma eh, per lui sono routine. E poi invece la Roma, le occasioni l'ha avuta, ha preso anche un palo col tiro di El sharawi deviato. E, se l'è giocata fino alla fine e purtroppo gli episodi gli hanno dato torto. E si spera che l'anno prossimo inseriscano finalmente la Vara anche in Champions. Almeno avremo un attimino meno errori. Perché stasera, veramente l'arbitro un po' di errori li ha fatti. Mi sembrava all'inizio che stesse arbitrando bene, invece, ahimè, è incappato anche lui in errori gravi. L'errore nel fuorigioco non è colpa sua, ma del guardaline che l'ha sbandierato sbagliando. L'errore sul calcio di rigore c'è neanche il quarto uomo, quel, quel che è, quello che sta sulla, sulla riga. Non ha visto niente, vabbè, andiamo avanti così. Vedremo Roma Liverpool. Cosa verrà fuori? Ciao!